un miliardo di anni fa una cellula si sveglia e sa che dovrà imparare a utilizzare l'ossigeno per ricavare energia. Un miliardo di anni fa e qualche giorno dopo, una cellula si sveglia, si guarda intorno e dice: «C'è qualcuno?». Quella cellula, a differenza delle sue sorelle, ha imparato a utilizzare l'ossigeno per ricavare energia. L'ossigeno, essenziale per la vita dei nostri di noi esseri umani, in realtà rappresenta un potenziale gas tossico, un potenziale killer. Sì, perché sebbene il 98% dell'ossigeno viene metabolizzato e trasformato in acqua all'interno delle centrali energetiche delle nostre cellule, parte dell'ossigeno invece viene trasformato in composti intermedi molto reattivi, definiti specie reattive dell'ossigeno, o più semplicemente ROS. Alcuni ROS attaccano la cellula, causando dei danni importanti e severi alla cellula stessa, ma anche alle biomacromolecole, quali DNA e proteine, per esempio le proteine della pelle. Causando che cosa? Per esempio l'invecchiamento precoce della pelle. E mi rivolgo a voi, sì, proprio a voi, lassù, uomini over 40 che hanno smesso di giocare a calcetto il giovedì, ma mai rimarranno senza la loro cremina anti-aging. E sì, ho un messaggio per voi. Il nostro organismo non sta a guardare, ma invece si difende da questi attacchi di ROS utilizzando un sistema di difesa complesso che coinvolge una varietà di molecole definite antiossidanti. Queste molecole antiossidanti possono essere di origine endogene, cioè presente all'interno dei nostri organismi, o esogene, come vitamine e minerali che noi introduciamo con un'alimentazione buona e sana. Come si evince da questo video, scusate un attimo, le molecole antiossidanti fungono da spazzini e sì, vanno proprio a eliminare la formazione dei ROS che si formano durante il processo all'interno dei mitocondri. Oh, lì ce n'è un altro. Ah no, scusate, è polvere. In un soggetto sano, in realtà, è presente un equilibrio tra ROS e molecole antiossidanti, ma quando questo equilibrio viene a mancare, si entra in una condizione definita di stress ossidativo, che causa danni importanti a livello delle nostre cellule, ma danni a lungo termine. E sì, perché patologie come tumori, diabete, malattie neurodegenerative, invecchiamento della pelle, sono tutte patologie caratterizzate da una condizione cronica dello stress ossidativo. Quindi non importa se tu sia vecchio o se tu sia giovane, l'importante è che controlliamo cosa mangiamo, cosa beviamo, quanto sole prendiamo, perché è incredibile, ma è vero, le nostre cellule si stressano facilmente. Grazie.